Oggi darò la caccia ai tesori Pokémon nelle edicole estive. Chiederò agli edicolanti se sono rimasti articoli dell'anno precedente. E ovviamente darò la caccia ai prodotti Pokémon di Spada e Scudo. Prima edicola estiva. Qui, a due passi dal mare, cri cri, edicola in Banzar, siamo a caccia di bustine rare. Le bustine sono qui e adesso controlliamole tutte. Abbiamo anche addirittura qualcosa di veramente difficilissimo da trovare in edicola. Soprattutto ai giorni d'oggi, l'Orcana, il nuovo gioco collezionabile della Disney. Ma l'Orcana non ci interessa, almeno che non fosse quello, la prima espansione uscita. Quindi non è questa, andiamo avanti. Abbiamo ovviamente deck box e sleeve, ma non mi servono adesso perché i deck di appunto Yu-Gi-Oh! Li ho praticamente chiusi tutti. Diamo un'occhiata anche magari veloce a Yu-Gi se c'è qualcosa che ci può interessare. Un arsenale nascosto, capitolo 1, questo può interessare a un mio amico. Io lo dirò, verrà magari in questa edicola. Qui a Riccione, vi ricordo, sul mare. Solo i troll che vi portano le edicole sul mare. E nel frattempo mi sembra di non vedere niente che mi può essere utile. E anche la roba nuova, ecco, accesso Cyber Tempesta lo prendiamo, perché ci serve tantissimo. Quindi due accesso Cyber Tempesta, quindi questi li prendiamo subito, perché dentro c'è la Quem che ci serve tantissimo e l'Angelo del Caos. Poi abbiamo qualcosa di veramente insolito, il Jap, ma soprattutto il Jap di One Piece, ragazzi. Questo io in edicola penso di averlo visto veramente pochissime volte. Vabbè, abbiamo Magic che fa schifo, non è vero, sono un ex giocatore, Magic è accettabile come gioco di carte. Poi abbiamo qualcos'altro di veramente difficile da trovare in edicola, cioè le carte di Dragon Ball, non le vecchie Lamin Card, mi raccomando, non confondiamo. E poi andiamo sul nostro mondo, i Pokémon. Qui abbiamo tutto Crepuscolo, sì, tutto Crepuscolo mascherato, che non ci serve, non ci interessa, quindi questo lo lasciamo. Destino di Paldea, che ragazzi, ok, non ci interessa in questo momento, però il prezzo per essere delle limited, bustine limited, perché non le trovi nei box, non è male per niente. 7,90 è quasi un affare. Pokémon Go, stessa cosa di Destino di Paldea, per carità ragazzi, l'espansione la conosciamo, va bene, ok. Però 7,90€ è onesto, considerando che l'ho vista a 10€ l'una. Infine andiamo giù su Evoluzione a Paldea, che non ci interessa. Dietro abbiamo qualcosa di Scarlatto e Violetto. No, no, paradosso temporale, Scarlatto e Violetto, paradosso, paradosso. Poi abbiamo Cronoforze qui, tutto Cronoforze, sì, va bene. E ancora Jap di Pokémon a sto giro, quindi vabbò, il Crepuscolo lì. Questo dovrebbe essere tipo Lucentezza Siderale, se non sbaglio, il corrispettivo. Guardate col Palkia. Poi abbiamo 151 qua dietro, che è interessante, però adesso i miei soldi li spenderò in Yu-Gi-Oh! E poi varie cose che in questo momento sono blister, i mazzi, queste cose proprio non ci interessano, tranne il mio fantastico Dark World qua dietro. Madonna, che spettacolo! Andiamo a chiedere le bustine, subito. Buongiorno, mi servirebbero queste due bustine qui. Queste due. Accesso a Cyber Tempesta, queste due, esatto. Ecco. Andiamo alla cassa, vengo di là a pagarla. La ringrazio. Vamos, accesso a Cyber, qua c'è l'angelo del caos. Mi sono rimasti articoli Pokémon dalle stagioni scorse. Ah, questo è il primo anno? Ah, sì? Okay. Ah, è cambiata la gestione, ok. Allora, niente, pago. Allora, vi pago queste bustine, sono 2 da 5. La ringrazio, gentilissimo. Arrivederci, buona giornata. Vamos! Ci siamo. Adesso però tocca trovare roba Pokémon. Una delle due bustine l'apriamo ovviamente adesso. La prossima magari, se non troviamo nient'altro o troviamo qualcosa che non ci aggrada più di tanto, l'apriamo più avanti nel video. Innanzitutto, allora, puntiamo o alla Quem o all'Angelo del Caos. Dopo lo raccolgo, giuro. Anzi, lo raccolgo adesso. Aspetta. Ok, ci sono. Allora, andiamo. Oh. Abbiamo un Mikanko deck fortissimo. Orgoglio d'oro. Vai, no! La sincro era al posto giusto, ma non è questo l'angelo del caos, peccato. E poi, vabbè, altre carte integrative che non ci interessano, quindi passiamo alla prossima edicola. Seconda edicola estiva. Abbiamo già il carrello proprio qui all'ingresso. Partiamo dal basso e vediamo che cos'ha. Qui possiamo vedere qualcosa di Zenith Regale a 9,90. Però mi sembra che è una di quelli, sì, riconfezionate. Ci può stare, ragazzi. Comunque l'intento è quello di trovare qualche tesorino dimenticato nelle stagioni precedenti, magari di anni e anni fa, lasciato lì in magazzino. Sarebbe tanta roba. Però nel frattempo controlliamo qui, vabbè, abbiamo i classici mazzi e quant'altro. Delle bustine con Mario Kart, One Piece, interessanti, cioè carine più che altro, sono strane, hanno messo roba nuova che io da bambino non ho mai vista, tutte queste bustine incredibili. E andiamo più in alto.
qui abbiamo altre bustine, le classiche che troviamo, e arriviamo... No, prima saltiamo. Andiamo sul mio Yugi amato. Qui abbiamo... Ce li ho tutti e tre gli artwork di queste bustine. Non hanno un gran valore, ma sono belline da avere con gli artwork delle divinità. Poi, valorosi distruttori. No, niente cyberaccesso. Vediamo, controlliamo. Qui abbiamo Magic, vabbè, questo ok. E quindi, anche qui, abbiamo One Piece, ragazzi. Ormai è un must trovarlo, praticamente. 5,90 in Giappo, tanta roba la bustina. Quindi, niente male, assolutamente. Ma cosa stiamo cercando di più in particolare? Oltre che roba molto vecchia, tutto ciò che è spada e scudo ci interessa, se è dei set giusti, tipo colpo fusione, tempesta argentata, evoluzione terre ovviamente, e tutto il resto di interessante. Stili di lotta non ci piace. Quindi abbiamo un ossidiana infuocata, controlliamole tutte, mi raccomando, che dietro si potrebbero celare tesori, cronoforze. Abbiamo anche qui ossidiana, Pokémon Go, che va bene, però segnalo il prezzo che non è male per delle bustine particolari. E poi abbiamo qualcosa di veramente introvabile nelle edicole, ragazzi. Le bustine promo Jap. Queste sono veramente assurde, non mai viste in vendita, e tanta roba, belle. Però andiamo avanti. Qui abbiamo le nuove espansioni che dovrebbero essere corrispondenti a cronoforza. Triple Beat, bellina, quel Magikarp, io ce l'ho in Giappo, lo cerco in italiano. E qui abbiamo il primo piccolo tesorino, che è tempesta argentata con dentro la statuina. È la prima volta in vita mia che lo vedo, però potrebbe essere interessante. Questo mi sa che lo prendiamo. Poi abbiamo un evoluzione a Paldea, qui ancora quel Magikarp in italiano mi manca, ma non lo prenderò perché ce l'ho gradato PSA in Jap. E dato che abbiamo finito il carrello, io direi di andare sull'unica bustina di spada e scudo che è rimasta. Andiamo a chiedere subito. Allora, prendiamo le forbicine. Prendo la bustina, rimettiamo le forbicine giù. Allora, signora, io le prendo questa bustina, però prima di pagarla le volevo chiedere, ma delle stagioni precedenti le è rimasto qualcosa inerente a Pokémon? No, sinceramente non mi è rimasto più niente. Va bene, allora intanto io le prendo questa e gliela pago. Se c'è dentro il Lugia, abbiamo fatto tipo 60.000 volte la bustina. Ok, grazie mille, gentilissima. Grazie. Buona giornata, signora. Arrivederci. Vamos, la bustina di spada e scudo è fatta. Adesso andiamo subito all'apertura. Ok, sì, andiamo subito. Andiamo a vedere se abbiamo questo Lugia. Mettiamoci di qua intanto, così si vede tutto il carrello dietro. Facciamo venire un po' di, così, voglia di comprare e di spacchettare. Allora, innanzitutto speriamo in un codice nero. Ho dimenticato come si apre. Non è vero, è solo che è durissimo. Codice bianco, senza trick, raga. Andiamo. Aspetta. Vediamo? Niente, vuota. Il codicino però ve lo lasciamo in ogni caso e ci vediamo alla prossima edicola. Ultima edicola estiva della giornata. Questa la conoscete benissimo, è della Donatella, che ci ha informato sono arrivati nuovi prodotti da nuovi fornitori. Vamos, andiamo subito. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci hai avvertito che sono arrivati nuovi prodotti? Certo. Perfetto, quindi possiamo andare subito a dare un'occhiata. Allora, innanzitutto andiamo lì, poi ho una domanda per te, quindi rimani qui nei paraggi. In Yu-Gi-Oh! Speriamo di trovare un altro accesso a Cyber Tempesta, che quelli schifo non fanno, perché sono in cerca appunto di quelle due carte che vi dicevo prima che mi servirebbero, più che altro servirebbero a dei miei amici, così le vendo, costa un sacco di soldi. Stonks. Qui abbiamo i draghi, i duellanti, niente. No, Nexus, ok, accesso non c'è. Intanto possiamo vedere anche qui sleeve, quant'altro, deck box, ok. Questo è bello, a doppio. È di Magic, ma è bello a doppio, mi servirebbe per i miei mazzi. E poi andiamo giù nelle Pokémon. Quindi controlliamo se qui abbiamo qualcosa appunto di spada e scudo, che sono quelle che stiamo cercando di più. Poi se troviamo qualcosa di anche più indietro e più raro, meglio ancora. E nel frattempo, mentre vi faccio vedere questo, vi chiedo un bellissimo like, un commentino qua sotto. E vi ricordo che a 200 like e 150 commenti, classico souvenir Toroeg scontato. Vediamo le prossime bustine. Abbiamo la maschera. Comunque quest'artwork è stupendo. Guarda lì, quella è bellina, dai. Almeno una cosa diamogliela al crepuscolo mascherato. Per il resto no, ok. Un evoluzioni e basta. Poi abbiamo vari oggettistiche appunto di edicola e quant'altro. E andiamo al prossimo carrello, che è quello del nuovo fornitore. Quindi andiamo a vedere il nuovo carrello del nuovo fornitore. Queste sono le bustine di Yugi, che partiamo ovviamente come al solito, ma non c'è accesso a Cyber Tempesta.
Questi sono i mega pack del 25esimo, ne ho aperti una miriade e questa è interessante. Questa oro massiccio e il dorado, belle bustine. Però in realtà non ci gioco niente, ma sono belle gli artwork. Sono strabelli, tutti gold, oro. Poi stranamente abbiamo anche l'Orcana, che secondo me sta prendendo piede pian piano nelle edicole, perché non è la prima volta che lo troviamo, però non è neanche così tanto diffuso. Belline sono le espansioni praticamente nuove, correggetemi se sbaglio, non ne capisco tantissimo di Orcana, però belle carte. Poi abbiamo un Dragon Ball qui, che è un'espansione, penso che è quella più che ho visto in assoluto, e giapponese di One Piece, bellina. Troppo bello l'artwork di Choppa, Tony Tony Choppa. Magic, lo sentiamo? Poi ragazzi, e qui vi voglio dicendo che nelle edicole non si trovano più determinate bustine. Se sapete trovare, si trovano. Se sapete cercare, si trovano anche le bustine rare ancora. Guardate, qui avete un esempio, guarda quante sono. Sono tipo una decina più o meno, sono un bel po' comunque. Poi andiamo su Pokémon Go in italiano. Qua ne abbiamo un bel po'. Dietro abbiamo anche altro giapponese di tutte le espansioni nuove. Adesso un secondo che mi tolgo e vi faccio vedere. Ok, qui tutte le espansioni che sarebbero il crepuscolo mascherato praticamente. L'evoluzione a Paldea. Qua ancora ricordo che mi manca il mio amato Magikarp in italiano, perché in giappo ce l'ho. Il crepuscolo, ok, questo set che ancora non ho aperto neanche una bustina. Anzi, commentate se avete aperto qualche bustina e avete trovato qualcosa, anche perché ho visto non è che la lista carte è bellissima, ma il Greninja è carino. Paradosso temporale, quindi sempre epoca scarlatto e violetto. Ossidiana infuocata sotto. Non è vero, perché dietro c'è scarlatto e violetto proprio, poi c'è anche ossidiana infuocata. Ok, e vabbè, destino di Paldea, ne abbiamo aperti una miriade, ma quel Charizard non è mai uscito. E infine Cronoforze. Poi io direi di puntare a una bustina che non vi abbiamo fatto vedere apposta, ma i più attenti l'avranno vista così di sfuggita. Questa. Una di queste da tenere in collezione giusto così, for fun. Ci sta, dai. Puntiamo a 151. Allora, quindi abbiamo dato un'occhiata un po' a tutto quello che ti è arrivato di nuovo. E volevamo una bustina di 151 in Jap. Però prima di prendere la bustina ti volevo chiedere, dall'anno scorso ti è rimasto qualcosa? Niente, no. Perfetto, va bene. Allora, aggiudicata la bustina. Vai, abbiamo la prima. Questa non credo che l'aprirò comunque. Me la terrò sealed a casa. Grazie mille, intanto te la pago. Allora, 10 a te. Grazie. Di niente. E grazie mille. Ci vediamo in un prossimo video, o se ti arrivano altre bustine nuove così ci avverti. E alla prossima, grazie mille. Ciao.